sono tante le realtà del terzo settore che producono non progetti ma azioni importanti, cioè servizi che danno delle risposte ai cittadini. Io credo che sia importante unire fondazioni, terzo settore, amministrazione, perché abbiamo bisogno di creare una rete strategica. Pensiamo alla povertà, in questo momento è il tema più importante, e unendoci possiamo dare delle risposte concrete. Con oltre 68.000 volontari, Napoli si conferma una città a forte vocazione solidale. Sono impegnati in attività benefiche, infatti, l'8% delle persone con più di 14 anni, come emerge dal rapporto Sussidiarietà e Sviluppo Sociale della Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Istat, presentato oggi a Palazzo San Giacomo. I volontari sono divisi equamente fra uomini e donne, 2/3 di loro operano nelle organizzazioni e 1/3 in modo diretto, mentre la fascia di età con maggiore presenza è quella da 45 a 64 anni. La partecipazione ad attività collettive, sociali e politiche contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. La cosa impressionante è che questo rapporto fatto con l'Istat dimostra che crea sviluppo sociale, non bisogna aiutarlo solo perché è buono, ma perché lo sviluppo nasce collaborando con la realtà del terzo settore e del volontariato. Solo così si fa sviluppo. Si può fare insieme, pensare insieme alla risposta ai bisogni. Il futuro non è la contrapposizione tra pubblico e privato sociale, ma la collaborazione. Già a Napoli ci sono enormi casi di questo tipo, Rione Sanità piuttosto che Maddaloni a Scampia, bisogna andare in questa direzione. L'importante è camminare paralleli, cioè essere veramente affiancati, perché solo con questo si riesce ad avere una buona sinergia. Fino a qualche anno fa invece erano due binari che non si incontravano mai, invece il grosso cambio degli ultimi anni è stato questo. Anche per le aziende, devo dire che negli ultimi 3 anni in tutto questo si sono inserite anche le aziende, che danno una mano alle organizzazioni, alle fondazioni, che a loro volta sono in rete con tutte le varie istituzioni. È diversi anni che siamo su Napoli, 8 anni con una mensa, un social market a Bacoli, che adesso apriremo anche a Napoli social market. Un terzo dei pacchi viveri della fondazione, oltre 5.000 pacchi viveri, per cui 5.000 famiglie vengono sostituite dal progetto Arca Napoli, perché comunque ci sono situazioni di estrema povertà in molti quartieri. L'importanza del terzo settore e dell'associazionismo non solo come sostegno ma soprattutto come fattore di sviluppo è una questione che il Ministero sta affrontando attraverso, io ho una delega all'economia sociale, e sta affrontando anche per valorizzare e valutare gli effetti delle politiche. L'unico modo per dare una risposta concreta, perché poi di fronte a noi ci sono delle persone, è quella di integrare l'azione pubblica che noi facciamo e continueremo a fare, sperando di avere sempre più risorse. Noi sappiamo i numeri della spesa sociale del nostro comune, che sono nettamente inferiori rispetto a quelli che avvengono in altre aree del paese, e con quella che è l'azione del terzo settore, facendo un'azione di sussidiarietà, mettendo a sistema tutte le energie che ci sono, sia pubbliche che private, per dare delle risposte concrete a dei problemi che sono concreti. E anche l'incontro, la presentazione del rapporto di oggi lo dimostra, che senza questa integrazione è molto difficile riuscire a dare una risposta concreta ai problemi.